mangiare un dolce bello alto, soffice, gustoso della Monica. Questo dolce lo preparerò con della ricotta freschissima, ricotta vaccina, è molto delicata. Pensate, questa ricotta viene dalla Maremma, quindi è straordinaria. Avendone abbastanza, ho deciso quindi una parte di fare questa bellissima torta e di farvela vedere appunto anche a voi. E cosa aggiungerò oltre alla ricotta? Aggiungerò il miele d'acacia e delle nocciole tritate. Quindi seguitemi, perché questo dolce è una scoperta. Gli ingredienti che mi serviranno per poter realizzare la torta, la ricotta della Monica, saranno 200 g di ricotta, 200 g di farina setacciata, 200 g di zucchero semolato, 100 g di burro e 3 uova belle fresche, 3 cucchiaini di miele di acacia, la scorza di un limone biologico, granella di nocciole all'incirca 25-30 grammi, una bustina di lievito pane angeli, una bustina di vanillina, infine lo zucchero a velo. Eccoci qua, per prima cosa ho preso un piccolo recipiente e qui praticamente cosa farò? Verserò la nostra ricotta, la schiaccerò bene bene e inserirò lo zucchero poco per volta e cercherò di amalgamare bene ricotta e zucchero. Ecco, dovrà essere proprio così. A questo punto appoggio questo contenitore da un'altra parte, prendo la mia ciotola, rompo le 3 uova, quindi 1, 2. Guardate da come sono fresche queste uova, che guscio proprio fine. E 3. Comincio a mescolare bene le 3 uova. Ora posso inserire un po' alla volta la nostra ricotta. E mescolo piano piano. Vado avanti così. Possiamo usare anche uno sbattitore elettrico, ma a me certi tipi di dolci mi piace proprio realizzarli così, a mano. Poi in questo modo noi donne facciamo anche un po' di ginnastica. Ora posso inserire piano piano un po' di farina e li metto piano piano. Continuo a mescolare. Ora l'abbiamo inserita tutta e continuo a mescolare piano piano piano. Ora mentre giro così, cosa faccio? Metterò un pochino di burro, poco alla volta. E continuo a mescolare fino a che non l'avrò messo del tutto. Arrivati a questo punto metterò il miele, perché il miele con la ricotta sta benissimo, e continuo a girare. Ora io cosa faccio? Inserirò un pochino di frumina sui 30 grammi. Non ve l'ho detto prima quando vi ho elencato gli altri ingredienti, perché diciamo che è soggettivo. Io la utilizzo, però volendo viene buonissimo anche senza, quindi se in casa non l'avete viene perfetto lo stesso. E la metto tutta. Guardate che colore bello ha questa torta. E giro. Ora cosa farò? Ho lavato bene il mio piccolo limone e praticamente inserirò la scorza del limone, che renderà proprio particolare la nostra torta con questo buon profumino al limone. Ora metterò la nostra bustina di vanillina, come sapete Monica in cucina la utilizza sempre.
preso questo piccolo collino e cosa mi servirà? Mi servirà per mettere il nostro lievito. È sempre un buon, vi do un consiglio, è sempre buona abitudine utilizzare un collino per poter inserire il lievito, che siamo sicuri che venga messo bene bene e la riuscita del dolce sarà sicuramente ottima. E continuo a girare. Prima di inserire la granella di nocciola ho preso un mixer e ora farò due o tre giri con il mixer, così l'impasto sarà proprio cremoso. Ho preso una spatola, ora potrò versare la nostra granella di nocciole tritate, le verso tutte e farò dei movimenti così dal basso verso l'alto in modo che le granelle vadano un pochino dappertutto intorno all'impasto del nostro dolce. Ho preso una tortiera da 25 cm di diametro e l'ho imburrata e infarinata e ora verserò il nostro impasto. Il nostro dolce è pronto per essere messo in forno. Dovrà cuocere per 40 minuti 180 gradi in modalità statico. Fare sempre la prova dello stecchino. Ecco il nostro dolce alla ricotta bello pronto. Ora metterò un po' di zucchero a velo sopra il nostro dolce. Vi è piaciuta la mia torta? Avete visto com'è bella, ma poi soffice, delicata. Pensate che anche chi non piace la ricotta viene divorata. Quindi provate a fare la torta alla ricotta della Monica. A presto!